istituzionale, no, qui l'onorevole Milanesi, il quale sono ormai anni che partecipa a questo evento a Salerno di Angelo Iannelli, ed è sempre un piacere rivederlo perché le iniziative sul territorio stanno da lui, è sempre presente. Buonasera onorevole, allora, buonasera a voi, siamo qui per l'evento di Angelo. Assolutamente sì, sono lieto di partecipare ancora una volta e di essere presente, ma d'altro canto non poteva essere altrimenti. Soltanto un paio di giorni fa ero a cena con l'ambasciatore italiano in Belgio, il quale conosceva benissimo la maschera di Pulcinella, e lui diceva: guarda che la maschera di Pulcinella è la maschera più complessa, più completa, perché spazia dalla drammaticità e dalla sofferenza alla gioia, alla pienezza della vita. Ed è vero, ed è vero. E in quel momento in cui lui faceva questa affermazione, perché era uno che aveva studiato fortemente la maschera di Pulcinella, è arrivato il messaggio dell'amico Pulcinella Nostrano, il quale praticamente è diventato un'icona ormai, è lui che rappresenta. Ora Pulcinella è lui, sostanzialmente ogni volta che entra in scena, al di là della capacità di saper coinvolgere con le sue performance tutti gli astanti, devo dire poi ha una brillantezza nell'eloquio, ha una capacità anche di cultura della storia del pulcinellesca, pertanto ritengo che oggi veramente lui rappresenti il vero Pulcinella. Ancora oggi qui Salerno vuole rappresentare questa forma di processo teatrale, ma io dico culturale, perché questo è un tempio della cultura. L'Accademia Grassi ospita svariegate iniziative dal mondo iconoclastico al mondo culturale, rappresentazioni di libri, testi di poesie, sculture, e quindi non poteva mancare anche l'elemento teatrale. Pulcinella è la ciliegina sulla torta che non solo entusiasma tutti i salernitani, ma coinvolge fortemente anche il mondo della cultura strettamente nostrana, campana, e che io dico oggi spazia anche a livello nazionale ed internazionale. Diciamo che l'obiettivo finale è quello di rendere la maschera di Pulcinella un bene della cultura mondiale. Credo che siamo su quella strada. Ormai poco fa lui mi raccontava di come ci sono iniziative in questa direzione, e nel momento in cui questa condizione viene affermata, riconosciuta, avremo una condizione nella quale tutti quanti saremo lì a brindare, perché il nostro Pulcinella diventerà non solo un prodotto nostrano, ma diventa un prodotto della cultura mondiale. Grazie sempre per la sua disponibilità onorevole, al prossimo anno. Al prossimo anno, certamente, io dico per molti anni ancora, è un augurio. Auguri di buon Natale a voi tutti, lo diciamo, auguri, auguri buon Natale e buone feste. Nonostante qualcuno avrebbe voluto impedircelo, vedi le ultime trovate europeiste che dicevano che buon Natale non doveva essere trasformato, perché è una cosa che appartiene soprattutto ad un mondo di cristiani credenti, ma noi lo siamo e pertanto continuiamo ad affermare buon Natale a voi, buon Natale a chi ci ascolta. Il popolo che non sogna. Assolutamente sì, il sogno naturalmente è quello che nostro Signore ha oltretutto ci ha dato attraverso il suo sacrificio, che facci sognare un mondo che vada al di là di quello nostrano, e Dio solo sa quanto sia necessario avere questo sogno di un altro mondo rispetto alle sofferenze, alla drammaticità che questo mondo in questo momento ci sta dando. Grazie e alla prossima.